Video breve, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dandero Official. Ragazzi, oggi parleremo finalmente di uno dei più grandi spettacoli di Ibrahimovic. Finalmente è del Milan, ormai da tanto già si sapeva che era in dubbio questa cosa, Milan, Napoli, non si sapeva. Alla fine ha accettato di ritornare al Milan. E cosa ne penso di Ibrahimovic al Milan e quanto ne so? Allora, io non ne so tanto, già ve lo dico di Ibrahimovic, perché so che giocava dal 2010 fino al 2012 al Milan, ha giocato 2 anni, poi mi sembra 2 anni con l'Inter e 2 anni con la Juve. 2-2-2 mi sembra. Poi non so se erano 3 con l'Inter, non lo so. Comunque, per quanto ne so, così ho visto qualche highlights così di Ibrahimovic, delle sue giocate, quali sono. E comunque è un buon giocatore, è molto forte, c'ha l'età, quello si può fare niente. C'avrà anche l'età che c'ha, però secondo me qualcosa potrà fare per questo Milan, che è veramente squadra di morti, e ve lo dico, è una squadra di morti, perché veramente se viene lui, come disse tempo fa, qualche settimana fa nemmeno, chi non corre con me lo appendo al muro. Quindi che cazzo vuol dire? Chi non corre con me o mi fa un cazziatone oppure appunto si incazza proprio con il suo compagno. Non lo so come sarà la formazione con Ibrahimovic, non lo so. Penso Ibrahimovic punta, Leao tende sempre a allargarsi sulla sinistra, insomma si allarga sempre. Leao non è prima punta, quindi attaccante alla sinistra, Leao, Szczęsny e Piątek sulla destra. Così che Ibrahimovic magari mi può dare una mano per Piontek, più che altro, che non riesce a fare un cazzo. Piontek solamente su rigori segna e poi non sa fare altro. Un gol su azione l'ha fatto, quando c'era Milan Lecce 2-2 l'ha fatto con assist di Calhanoglu, poi basta e niente. E vi faccio anche questo regalo che mi hanno fatto per il compleanno. Guardate un po'. Ecco, questa è la nostra dignità. Non c'è niente, giustamente. Sì, comunque è un cosino che me l'hanno fatto. E c'è questo anche sopra, bellino. Comunque, a chi piace bene, a me non interessa. Poi, che altro mi hanno fatto di te? Guardate. Aspettate che lo prendo un attimo. Scusate. Le ciabatte anche mi hanno fatto. E questo l'ho ritagliato io. Vi faccio vedere, giusto per farvi anche vedere. Questo, a parte la marina, questo l'ho disegnato io a mano dei 120 anni quando l'ha fatti. Questo c'era già da un pezzo, comunque era qui. E questo l'ho ritagliato da una scatola delle ciabatte. L'ho ritagliato e l'ho appeso qui. Lo so, vedete che io ho una squadra, anche se perde, perché tanto si perde come polli. Siamo dei polli, lo ammetto, siamo delle merde a perdere. Così io non abbandono mai, perché se te devi fare una cosa, devi ti fare una squadra, quella deve essere per sempre. Ricordatevi queste parole. Tifi una squadra, non rompere il cazzo. Si dice così. Quindi niente. Ibrahimovic allora, ritorniamo sul discorso. Secondo me potrà fare qualcosa, dare una mano al Milan. Non so che numero prenderà, se 21 o un anno. La maglia 1 non penso, o la 21 o non lo so che cos'altro, dicono la 21, poi non lo so,
una tra la 1 e la 21, però non so quale prenderà. Perché lui voleva l'11, ma ce l'ha Fabio Borini, ma anche te Borini. Fai le valigie, levati dal cazzo, tanto non giochi. Stai lì in panchina a fare. Che fai? Anche Rodriguez, vai via. Se stai a guardare questo, vai via. Non sei buono a fare un cross. Non sei buono a fare niente. Sei tutto gobbo così. E come vedi qualcuno davanti a te, te ne scappi indietro. Ma fai come Theo Hernandez, che mi va addosso, mi scavalca tutti. Che quello corre come un treno. Anche quello. Poi era stato un fortunato. Cioè, un fortunato. Aveva preso due cartellini gialli in partite separate, quindi ha saltato Atalanta-Milan. Che anche lì bella figura 5-0, comunque. Niente ragazzi, il mio parere su Ibrahimovic, quindi qual è in finale? Secondo me può fare qualcosa, può dare una mano, è un giocatore forte, c'ha una sua età, ma io dico che ha tanta voglia e forza di segnare. Lui è conosciuto per i tiri che faceva a cazzo, che faceva rovesciate dal centrocampo e poi segnava, poi faceva certi tiri lunghi e segnava lo stesso. Secondo me questo Ibrahimovic io ce lo vedo bene. Poi vedremo l'evolversi. Niente, detto questo è tutto ragazzi, ci vediamo domani, che è l'ultimo giorno del 2019. E stavolta lo faccio il video speciale. Non vi dico ancora cosa, comunque vi lascio immaginare a voi. Date libero sfogo alla vostra immaginazione e capirete che video voglio fare domani. Boom! Quindi già dato un indizio. Allora, ci vediamo domani. Ciao!